Negozi chiusi a Pasqua e Pasquetta, stretta sulla vigilanza nella città di Salerno. Non bisogna uscire di casa proprio ora, non possiamo mollare. I dati della diffusione del Covid-19 sono buoni, ma basterebbe poco per vanificare tutti gli sforzi fatti finora che ci porterebbero nuovamente indietro in piena emergenza. Lo ha detto il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli questa mattina annunciando un'ordinanza di chiusura per questo weekend pasquale. Tutti gli esercizi commerciali, fatta eccezione per le farmacie di turno, resteranno chiusi domenica e lunedì in Albis. C'è la preoccupazione per il primo cittadino che questi giorni di festività pasquali possano indurre molte persone ad uscire di casa. Da qui un ulteriore appello al prefetto di Salerno di potenziare i controlli, chiedendo rigore e pugno duro alle forze dell'ordine in campo per preservare la salute. Anch'io sono molto preoccupato per tutto questo, perché mi rendo conto che la gente in casa comincia ad avere sensazioni claustrofobiche. C'è un'esigenza di ritornare alla normalità che comprendo, però ora è il momento invece di essere assolutamente categorici con se stessi. Non bisogna uscire di casa. Abbiamo fatto degli sforzi eccezionali che hanno dato dei frutti. A Salerno segnatamente il contagio è a livelli assolutamente, lo dico prudenzialmente, accettabili. Ma non ci vuol niente per fare dei passi indietro formidabili e ritornare nel più cupo periodo dell'emergenza vivissima. Quindi noi a Salerno abbiamo retto bene, al netto di qualche incosciente che ancora gira per la città senza motivi sufficienti, ma abbiamo retto bene. Ora queste due giornate, sabato, domenica e lunedì, queste tre giornate corrono il rischio di mettere in discussione tutto quanto è stato fatto. Io ho parlato con il prefetto e con il questore in una call insieme agli altissimi gradi dell'arma, dei carabinieri, della polizia stradale, della guardia di finanza, e ho chiesto che insieme alla polizia municipale si ragionasse in termini di assoluto rigore, e ho riformulato la domanda dell'esercito a Salerno in questa fase: perché dobbiamo conservare, preservare quando virtuosamente abbiamo fatto. Per l'intanto predisporrò oggi stesso un'ordinanza di chiusura dei supermercati per domenica e lunedì, e farò in modo che la stretta sulla vigilanza sia ancora più importante e ancora più categorica. Chiedo scusa ai miei concittadini, ma credo che ciascuno di noi è responsabile di se stesso e degli altri. Dobbiamo fare uno sforzo eccezionale. Si comincia a vedere una luce alla fine del tunnel, non sprechiamo tutto. Proprio imploro i miei concittadini di essere pedissequi nel rispetto delle normative che sono state fatte per il bene comune di ciascuno. Sanzionare con durezza, essere rigorosi nei controlli, scoraggiare categoricamente i pochi che eventualmente fossero tentati dalla voglia di uscire. Veramente bisogna stare in casa. Il Covid è un virus tremendo, terribile, non c'è cura, non c'è vaccino, bisogna evitare che si diffonda, e per evitare che si diffonda non ci debbono essere contatti sociali, bisogna stare in casa ed impedire materialmente al virus di propagarsi da uno all'altro, solo così potremo in tempi ragionevolmente brevi uscire dall'emergenza. Dobbiamo fare ancora qualche settimana di sacrificio, ha ribadito il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, altrimenti vanifichiamo gli sforzi incredibili di tantissime famiglie. Se dovesse essere necessario, non si esclude un'ulteriore stretta anche dopo Pasqua. Vedremo, sono delle azioni che insieme all'assessore Loffredo faremo di passo in passo. Per ora noi stiamo contando molto sulla disciplina, l'intelligenza e la responsabilità dei nostri concittadini. Se dovessimo registrare delle fughe sbagliate, interverremo con misure proporzionate. Mi auguro che questo non sia necessario.